Possiamo cominciare in questo ultimo passaggio del corso di questo anno del seminario di storia dell'arte che ormai da 17 anni viene organizzato qui a Venezia con una collaborazione a cui l'Istituto Veneto tiene moltissimo, la collaborazione con l'École du Louvre. Tocca a me il piacere di aprire questo momento di festosa fine di un periodo che credo sia stato molto positivo, portando prima di tutto il saluto e ringraziamenti del Presidente dell'Istituto Veneto, il Professor Danieli, che oggi, come si sapeva già da tempo, non può essere qui a fare quello che meno degnamente posso fare io. È sempre un momento, da un lato la Sinfonia degli Addii è quella che è, però è sempre un momento piacevole arrivare in fondo a un'iniziativa impegnativa nella quale si è creduto e che è andata in porto positivamente. È un'iniziativa di cui come Istituto Veneto siamo non solo contenti, ma siamo anche fieri di questa collaborazione per una serie di ragioni. Ne ricordo una anzitutto, che talvolta tendiamo a dimenticare, vale a dire iniziative di questo genere sono in linea con una vocazione dell'Istituto Veneto per i corsi specialistici, per i seminari post laurea a livello diciamo superiore, certamente superiore. Quindi è una collaborazione questa alla quale teniamo e che speriamo vorrà continuare per altri 17 anni almeno e poi altri 17 ancora. E allora la prima cosa che è doveroso fare è i ringraziamenti. I ringraziamenti a chi è stato decisivo nell'iniziativa e prima di tutto Philippe Touré, il direttore dell'École du Louvre, che è, possiamo dire, l'altro polo decisivo di queste giornate. Naturalmente è l'amico Gennaro Toscano che fin dall'inizio ci si tiene per mano andando in questo cammino, la dottoressa Stefania Tullio Cataldo. E un ringraziamento in particolare interno alla vita e alla vicenda dell'Istituto Veneto alla signora Laura Padoan, che avete conosciuto come quella che ha in qualche modo, con la massima cortesia, con la massima efficienza, seguito i lavori. Questi sono i ringraziamenti, diciamo, di carattere più scientifico operativo, e poi ci sono i ringraziamenti, anche questi dovuti, abbiate pazienza, ma sono dovuti e siamo felici che siano dovuti, a chi ha collaborato facilitando, rendendo possibile più efficace anche quest'anno il corso, i prestatori, o meglio chi ha ospitato, chi ha dato la possibilità a chi seguiva il corso di collegarsi direttamente con le opere. Allora, anzitutto il Museo del Vetro di Murano, il Museo di Carezzonico, cioè i musei veneziani, nella persona soprattutto della dottoressa Belli e di Squarcina. Ancora la Cassa di Risparmio di Venezia, nella persona del dottor Giovanni San Martini e anche del dottor Alessandro Vanin, Palazzo Pisani Moretta, sempre per l'ospitalità data, col dottor Maurizio San Martini, e la Fondazione Querini Stampali al dottor Marino Cortese. Questo è diciamo la parte di protocollo quasi, ma questa parte di protocollo deve chiudersi presto, e allora a questo punto io chiederei a Philippe Touré, al direttore dell'École du Louvre, di dire quelle parole che saranno certamente più importanti delle mie. Prego.
Je m'exprimerai en français. Je vous demande de m'excuser. Je ne connais pas la langue de Dante, malheureusement. Mesdames, messieurs, monsieur le chancelier, monsieur le professeur, c'est le 17e séminaire sur un thème d'histoire de l'art assez rarement traité en France, parce que non enseigné à l'université, peut-être un peu plus connu en Italie. Celui de l'art du verre, des miroirs et des récipients de toutes sortes dans cette matière. L'idée était de comparer la situation en France et en Italie depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, d'où l'idée d'un partage 5 jours à Paris et dans la région parisienne, 5 jours à Venise. Les étudiants italiens, membres de ce séminaire, ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir des lieux célèbres comme les collections du Louvre dans ce domaine, mais Versailles avec sa fameuse Galerie des Glaces, ou des choses peut-être moins connues d'eux comme le musée de la Renaissance à Écouen. Et pour les étudiants français dans ce séminaire, découvrir le musée de Murano ou la Carrezzonico, ou des choses aussi essentielles du patrimoine de Venise. Ce séminaire démontre donc, me semble-t-il, une fois encore, son efficacité, sa pertinence. C'est tout à fait particulier cette année, me semble-t-il, parce que c'est la dernière année où ce séminaire aura été organisé par celui qui a été non seulement la cheville ouvrière de ce séminaire depuis 17 ans, mais aussi l'un de ses concepteurs. Je veux parler de Gennaro Toscano. Gennaro m'a écrit il y a quelques jours, et également au président Danieli, pour nous indiquer que ses autres charges de plus en plus lourdes à la tête de l'Institut national du patrimoine, enfin à la direction des études de l'Institut national du patrimoine, ne lui permettaient plus d'assurer la conception et le montage du séminaire. Et qu'à regret, il devait donc se séparer, se résoudre à arrêter sa participation. C'est à regret aussi que l'Istituto, je crois, et l'École du Louvre, en tout cas, sont obligés d'accepter. Tant nous savons d'expérience combien Gennaro a aimé et réussi l'organisation de ces séminaires depuis 17 ans. J'ai désormais beaucoup de souvenirs professionnels et personnels à Venise grâce à lui. Je garde en mémoire et dans le cœur les visites à Possagno, chez Canova, ou à Vicence, ou dans d'autres lieu magique de la Vénétie. Je souhaite donc profiter de cette clôture du séminaire pour lui redire toute ma gratitude, celle de l'École du Louvre aux côtés de l'Istituto, et en associant ceux ou celles qui, à l'école, ont participé dès le départ à ce projet. Je veux parler de Marie-Claire Théonel, de Claire Merleau-Ponty, maintenant Stefania Tullio-Cataldo, et aussi peut-être Solange de Bagneux, qui, autre cheville ouvrière de ce programme, avec sa complice ici à l'Instituto, Laura Padoan. Voilà, j'ai fait le calcul en 17 ans, avec 25 étudiants en moyenne dans ce séminaire, ce ne sont pas moins de 435 étudiants qui ont profité de ces échanges et de ces séjours à Venise ou à Paris, moins souvent à Paris bien sûr, surtout à Venise et dans la Vénétie. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes finalement, et c'est tout le bénéfice de ce programme. Nous allons certainement réfléchir avec le président Danieli et le chancelier Sandro Franchini à ce qu'il serait opportun de faire évoluer dans ce séminaire. Tout organisme vivant a besoin d'évoluer et évolue. Mais je le redis très clairement ce soir, l'École du Louvre est prête à poursuivre l'aventure, souhaite la poursuivre. Cette belle histoire commencée il y a 17 ans est toujours vivante. Merci à tous les intervenants de ce séminaire, italiens ou français. Merci à nos amis de l'Istituto et à Sandro Franchini tout particulièrement. Mais merci encore cette année à vous, Gennaro, qui le méritez bien. Voilà, merci mesdames, messieurs.
Anche come istituto vogliamo subito associarci a questo ringraziamento speciale per Gennaro Toscano, che sicuramente l'avete sentito, non potrà più garantire quell'impegno pieno e decisivo che ha sempre speso per queste iniziative, ma che comunque sicuramente resterà, ne siamo sicuri, un amico e soprattutto, se ci sarà bisogno, non mancherà di darci una sua collaborazione, suo suggerimento e quell'infinità di cose scientifiche e operative che conosce e controlla. E grazie anche a lei, direttore, grazie per questo esplicito impegno comunicato anche pubblicamente sulla volontà di continuare dopo 17 anni questa collaborazione che a noi preme moltissimo. A questo punto chiederei al dottor Franchini, a Sandro Franchini, di dire qualcosa, tenendo conto che il dottor Franchini in questa iniziativa ha avuto una parte centrale, in sostanza è stato lui un po' l'Istituto Veneto in questi corsi, ma vorrei aggiungere per quelli che sono i rapporti forti, importanti che l'Istituto Veneto ha con la Francia e con le istituzioni culturali francesi. Uno potrebbe dire, non so, il nostro agente a Lavana, sbagliando continente. Comunque, certamente l'importanza della sua presenza e del suo lavoro, che anche questa dovrà continuare, ovviamente, è fondamentale. Prego. Sì, grazie. Io ci tenevo a dire due parole perché evidentemente questa è una serata per noi tutti un po' speciale. Io rappresento un po' la memoria storica di questa avventura che proprio insieme a Gennaro Toscano abbiamo fatto insieme da 17 anni e eravamo tutti e due quasi ragazzi in qualche modo. Quindi devo ricordare anche gli altri, eravamo in quattro, io ricordo sempre. Madame O'Neill, Pavanello, Toscano e io, che abbiamo proprio immaginato sulla base di un'esperienza accennata, precedente, abbiamo immaginato di dare continuità e corpo a questa esperienza Istituto Veneto e École du Louvre. L'École du Louvre allora, in quel momento, stava vivendo un momento molto particolare, io ricordo era nel pieno dei lavori di restauro, era un. Come dire, quando abbiamo compiuto la prima visita a Monsieur Pognon, l'allora direttore, rimanemmo, è vero Gennaro, rimanemmo strabiliati dall'importanza dei lavori di restauro che si stavano compiendo. La monumentalità tutta francese di questi edifici corrispondeva in pieno al grande programma di ricerca che si stava avviando e quindi l'Istituto era felice di poter iniziare questa collaborazione. In principio i seminari si svolgevano per una prima parte a Parigi e poi a Venezia, abbiamo fatto anche dei grandi, lunghi viaggi, siamo andati in Germania, abbiamo fatto mezza Italia, la Jugoslavia. I temi abbiamo iniziato da Canova, Canova è stato l'inizio, ma poi Tiziano, Tintoretto, Bellini, il Rinascimento, il Gotico internazionale, cioè si sono toccati tutti i grandi momenti della storia dell'arte veneziana. E per noi dell'Istituto, un po' come diceva anche proprio il professor Ortalli prima, abbiamo questa vocazione agli studi approfonditi, questi studi post-laurea, però era anche l'occasione per studiare insieme agli amici francesi uno dei momenti più belli di cui possiamo essere orgogliosi per la nostra storia nazionale, che è proprio quella della storia dell'arte. E in tutti questi anni noi abbiamo potuto contare sull'amicizia di tanti e tanti importanti docenti che si sono così accollati, hanno accettato l'invito a tenere queste lezioni. Prima si teneva i primi di settembre, adesso si tiene in luglio, in un periodo anche così, un po' in qualche modo di vacanze, eppure. Io vorrei anche qui, non posso ricordare i nomi di tutti ovviamente, però nella mente, chiaro, mi rincorrono molti nomi, molte persone che sono venuti, come anche quest'anno del resto, a tenere le lezioni.
Vorrei solo una parola, questo è un po' d'ufficio, perché il tema di quest'anno per noi ha, come dire, riveste un'importanza un po' particolare. L'Istituto sul vetro in questi ultimi anni ha cercato di portare avanti un programma di lavoro abbastanza articolato. Facciamo delle giornate di studio annuali, avremo un sito internet, diciamo dei premi internazionali. E chi un po', come dire, è l'anima, no? Un po', chi è l'anima scientifica di tutta questa operazione è proprio Rosa Barovia Bentasti, che è qui stasera, che chiude degnamente questo corso che è stato lei poi che ha come dire, sostenuto scientificamente grazie alla sua competenza. E devo dire che grazie all'École du Louvre ancora una volta ci siamo trovati a lavorare su un tema così veneziano e così anche vicino all'istituto. Vorrei qui esprimere proprio anche personalmente il mio ringraziamento a Monsieur Duret, ovviamente, che anche per questa sua disponibilità. Lui ha sempre sostenuto, devo dire, con grande forza questa nostra scuola, e lo ringrazio anche di questa sua così disponibilità a voler continuare in questa nostra iniziativa. E voglio proprio ringraziare moltissimo Gennaro Toscano. Gennaro Toscano è diventato un amico grazie a questi seminari dell'École du Louvre. Abbiamo lavorato insieme in queste iniziative e molte altre, perché poi insieme con l'École du Louvre e poi anche con altre istituzioni francesi abbiamo organizzato anche convegni e anche realizzato numerose pubblicazioni. Gennaro Toscano è diventato un po' veneziano nella sua, come dire, capacità internazionale di essere italiano, di essere francese, napoletano, parigino e anche sicuramente veneziano, e so che continuerà ad esserci vicino. Tra gli amici che abbiamo sempre avuto, vorrei ringraziare anche Monsieur Rosenberg, che è stato anche lui una delle persone che ci hanno non solo incoraggiato, ma ci hanno anche sempre manifestato questa profonda, come dire, questa profonda convinzione che lo studio della storia dell'arte per la Francia e per l'Italia ha un'importanza fondamentale nella formazione di una cultura. È un po' quello che noi abbiamo cercato di fare, e l'Istituto Veneto in questo penso abbia lavorato bene. Non avrebbe potuto fare altrettanto bene se non avesse potuto contare proprio sulla collaborazione di questi esperti e tanti che sono poi tutti diventati anche proprio degli amici. Grazie. Ora chiederei a Gennaro Toscano di passare a quello che è stato il programma di questi lavori e poi ci sarà il passaggio ai diplomi. Grazie. Dunque, per la sala che non ha potuto seguire tutte le vicende di questo seminario, quindi come un po' ai vecchi tempi, come il primo seminario Canova e il suo ambiente artistico di 17 anni fa, che si era svolto tra Parigi, Fontainebleau, Roma e Venezia, anche quest'anno abbiamo iniziato il seminario sui vetri e specchi a Parigi, e quindi con delle conferenze di introduzione, una conferenza della professoressa Maite sui cammini del vetro, sugli operai, gli artisti del vetro tra la Francia e l'Italia tra il 500 e il 700, non solo veneziani, ma anche maestri del vetro di altare, seguita da una bella lezione della professoressa Palumbo Fossati sulla presenza di vetri e specchi negli inventari delle case veneziane dal Rinascimento al 700, e il giorno dopo una lezione sulla presenza dei vetri veneziani nelle collezioni reali francesi sin dal Rinascimento, sin dai tempi di Anna di Bretagna, Luigi XII, fino a Francesco I. E come il dottor Franchini diceva, è un tema molto caro all'Istituto Veneto, quello del vetro. In realtà poi ci siamo resi conto che questa comunità dei vetri, anche dall'altra parte delle Alpi, era molto attiva, e quindi siamo stati amabilmente e eccezionalmente accolti dal nucleo di studiosi francesi che collabora con l'Istituto Veneto, in particolare da Françoise Barbe, che è la conservatrice dei vetri del Museo del Louvre, e da Isabelle
Bion, del centro di ricerca dei musei di Francia, che ci hanno proprio mostrato e presentato le prime ricerche in questo sistema. Naturalmente abbiamo visitato le collezioni del museo più intime, anche lì abbiamo avuto una grande accoglienza dal direttore del museo Thierry Crépin-Leblon e dalla conservatrice Aurélie Gerbier, che hanno allestito una piccola mostra per noi, perché le collezioni dei vetri sono nei depositi in quanto il museo è in restauro. Quindi non solo c'è stata una bellissima visita attraverso tutto quello che era il rapporto al vetro, iconografia, quindi negli arazzi, nei dipinti, ma soprattutto un allestimento per il seminario delle Col du Louvre, dove appunto tra i capolavori c'è una bellissima coppa di vetro veneziano con lo stemma di Anna di Bretagna e Luigi XII, quindi uno dei pezzi più antichi di vetro veneziano muranese nelle collezioni del Louvre. Naturalmente abbiamo visto e studiato in profondità le collezioni di vetri veneziani del Museo del Louvre, abbiamo visto e apprezzato le collezioni del Musée des Arts Décoratifs, che ci sono state presentate dal loro responsabile Jean-Luc Olivier, e la sera stessa la bella mostra organizzata da Rosa Barovier e Cristina Tonini al Museo Maillol, Fragile, Murano, capolavori del vetro e dal Rinascimento al XXI secolo. Il sabato, giornata a Versailles, un po' ludica, un po' scientifica, con una visita ai giardini, ma anche lì abbiamo trovato un modo particolare per visitare i giardini, cioè abbiamo fatto una visita attraverso gli specchi d'acqua delle fontane di Versailles. Nonostante il caldo, siamo riusciti comunque a passare una bellissima giornata, e per finire il pomeriggio la visita alla Galerie des Glaces con Alessandro Maral, specialista di scultura, che aveva seguito anche il grande cantiere di restauro della Galerie des Glaces, e visita privata alla Chapelle Royale di Versailles. Domenica partenza per Venezia, e da lunedì le lezioni qui in istituto dalla professoressa Martina Frank, che ci ha parlato degli interni veneziani dal Rinascimento al Settecento, per mettere in contesto tutto quello che andavamo vedendo, tutto quello che avremmo visto nei giorni successivi, da una prima lezione poi di Rosa Barovier sui vetri veneziani dal Rinascimento al Seicento, e il pomeriggio un indimenticabile pomeriggio a Murano, dove siamo stati accolti dalla dottoressa Squarcina, che veramente ci ha aperto le porte del suo museo con una bella introduzione. Poi anche lì gli allievi hanno presentato singolarmente dei pezzi importanti delle collezioni del museo. Poi il giorno dopo qui a Venezia la lezione di Marco Verità sulle tecniche del vetro e degli specchi, e una lezione di Guillaume Casgrain, maître de conférence all'Università di Lione, sui vetri e specchi nella pittura veneziana da Bellini a Tiepolo. E di pomeriggio, sotto la direzione di Massimo Favilla e Ruggero Rugolo, la visita di Palazzo Pisani Moretta, anche lì una visita eccezionale, perché appunto alcuni pezzi di lampadari, applique o specchi sono documentati, quindi interessante anche dal punto di vista metodologico poter confrontare documenti, l'esperienza di Rosa Barovier che ci ha accompagnati e l'esperienza dei due studiosi proprio su uno dei palazzi meglio conservati da questo punto di vista. Il giorno dopo Cristina Tonini ci ha parlato dei lattimi smaltati, e Rosa Barovier ha continuato la sua lezione sugli specchi e i lampadari del Settecento. Nel pomeriggio abbiamo visto forse lo specchio più bello veneziano conservato qui in Laguna, che è quello della Cassa di Risparmio di Venezia, dove siamo stati accolti dal dottor Vanin, che oltre agli specchi ci ha mostrato altri capolavori conservati nelle collezioni della Cassa di Risparmio di Venezia. Il clou della giornata è stata poi la visita del Museo del Settecento veneziano a Ca' Rezzonico. E questa mattina, per concludere, una visita alla Fondazione Guerin Stampalia, in realtà proprio al palazzo, e quindi alla collezione di lampadari, specchi e arredi, per vedere una delle case più interessanti, proprio riallestita pochi anni prima della caduta della Repubblica. E quindi questa sera chiuderemo con Rosa Barovier con la conferenza di chiusura del seminario. E se il professor D'Ortale è d'accordo, daremo i diplomi. Mi pare che sia quasi indispensabile alla fine di un seminario. Va bene, allora passiamo ai diplomi. Giulia Bigazzi dell'Università di Trieste.
Céline Bonnemain dell'École du Louvre. Camille Canteloup dell'École du Louvre. Constance de Santi dell'École du Louvre. Filippo Dompieri dell'Università di Padova. Simone Fetcher dell'Università di Vienna. Marie Ferré dell'École du Louvre. Rachel Haddad, vice direttore del Museo del Vetro a Sarpotterie nel nord della Francia. Mario Mezzacasa dell'Università di Padova. Anisia Novelli dell'Università di Macerata. Nicoletta Pavan dell'Università di Padova. Pierre-Hippolyte Penet dell'École du Louvre. Paola Pisani dell'Università di Padova. Lara Sabbadin dell'Università di Padova. Romina Simonato dell'Università di Padova. Mario Valori dell'Università di Macerata. Elise Van Riest dell'École Nationale des Chartes e dell'École du Louvre. Sophie Vezin dell'École du Louvre. Bene, grazie. A questo punto passiamo al momento finale. Passiamo alla competente, all'esperta, alla signora Rosa Barovier-Mentasti, alla quale l'Istituto Veneto è grato dal momento che è un punto di riferimento sicuro per quegli interessi che l'Istituto sta da tempo ormai sviluppando nel riferimento al vetro che ovviamente per Venezia e per la cultura veneziana è un elemento di centralità, ma anche per l'Istituto Veneto in questa prospettiva diventa un elemento di centralità. La relazione sarà sul vetro veneziano nelle grandi collezioni. Grazie. Grazie professore. Dunque, c'è caldo, il corso è finito, siamo in pieno luglio, quindi ho pensato di suggerire una specie di viaggio a tema, naturalmente non in tutto il mondo perché sennò ci vorrebbero ore, che potrebbe essere un viaggio a tema per visitare le grandi collezioni vetrarie, che non sarebbe una brutta idea. Ovviamente bisogna necessariamente partire dal Museo del Louvre, perché siamo in questo clima, diciamo, di scuola del Louvre. E devo dire che il Museo del Louvre ha una bellissima collezione, anche se non molto consistente come quella ad esempio del British Museum, che è stata in qualche modo esposta in una bella saletta del museo, ma avendo il museo un patrimonio enorme, in qualche modo nei tempi passati non è stata molto presa in considerazione
dagli studiosi, perché si entra nel Louvre e ci si distrae con mille altre cose, confessiamolo, più importanti. Fortunatamente negli ultimi anni invece la direzione, i conservatori hanno deciso di affrontare questa collezione di vetri per darle una sistemazione dal punto di vista scientifico. E quindi diciamo che da un anno e più, più di un anno ci sono gli studiosi del Françoise Barbe, della conservatrice nel museo, Isabelle Biron, diciamo scientifica nel centro Mitterrand, che stanno studiando i vetri anche, devo dire, con la collaborazione di qualche veneziano, ad esempio il dottor Marco Verità, che da molti anni già aveva delle esperienze nell'analisi dei vetri antichi. In pratica, non solo studiare i vetri dal punto di vista diciamo estetico, quindi in qualche modo cercare per esempio di discernere quelli che sono i vetri, le copie ottocentesche da quelle che sono i vetri autentici, con l'occhio, con l'analisi delle decorazioni, ma anche trovare supporto in quei metodi scientifici che sono molto recenti. L'analisi del materiale ci permette oggi, che abbiamo dei parametri che sono stati sviluppati a Venezia sulla base dei vetri sicuramente veneziani trovati addirittura nelle barene della laguna, di poter, in base all'analisi di questi vetri, fare una distinzione tra i vetri pre-rivoluzione industriale e post-rivoluzione industriale, quindi tra i vetri autenticamente rinascimentali e le copie che sono state fatte nell'Ottocento, oppure addirittura vetri del Rinascimento che però sono stati fatti all'estero da vetrai emigrati che usavano le tecniche e i modelli di Venezia, ma in qualche modo talvolta avevano delle materie prime che erano un po' diverse da quelle veneziane. Un lavoro immane, molto difficile, che ci darà diciamo, dei supporti, perché un giorno che noi potremmo sapere con sicurezza che un certo vetro del Louvre, analizzato con le metodologie proprie di quel museo, che sono straordinarie, è certamente veneziano, ad esempio, e certamente con delle composizioni che sono databili intorno al 1500, potremmo poi utilizzare quell'oggetto come confronto per altre opere che sono in altri musei che magari non hanno avuto la possibilità di eseguire quegli stessi analisi. Ci sono vari metodi per fare queste analisi, io non sono la scientifica che può spiegarle, comunque il Louvre ha dei macchinari molto particolari e costosissimi, naturalmente, che quindi permettono di diciamo, prendere l'oggetto senza intaccarne neppure una parte invisibile, senza staccarne neppure una piccola parte, e quindi lasciare intatto il manufatto, che è una cosa molto importante ed è un metodo molto recente. Io vi mostro qui, quindi è una tappa, il Louvre è una tappa diciamo assolutamente imprescindibile quando si va a Parigi, perché secondo me un anno si visita una sezione, l'altro anno un'altra, così via. Beh, vi suggerisco di andare magari la prossima volta anche a vedere la saletta del vetro veneziano, e così poi potete anche dare uno sguardo alle maioliche che sono invece esposte con molto più spazio, perché sono di più, e magari un pochino addentrarvi anche in tanti manufatti di arti decorative del Rinascimento italiano e naturalmente anche francese di altri paesi. Qui avete delle immagini, vi mostro così, di oggetti particolarmente affascinanti che sono esposti, naturalmente vi sono anche opere nei depositi, e vi faccio notare ad esempio al centro di questa diapositiva in alto quella bellissima coppa la più autentica espressione del gusto barocco veneziano dell'inizio del Settecento. E qua non ci sono dubbi, credo che non sia neanche necessario fare delle analisi. Quindi ci sono dei pezzi particolarmente belli, mentre poi altri oggetti sono veneziani di ispirazione, ma realizzati in vari paesi europei, come la brocca sulla destra, che per esempio che è spagnola, piuttosto che nelle Fiandre.
Qui in primo piano abbiamo invece dei pezzi assolutamente veneziani. Potete scorgere nel fondo una coppa col coperchio che poi esamineremo un po' più approfonditamente. E in basso al centro una piccola anforetta con le anse metalliche che addirittura è un prodotto mediceo ma eseguito con la, intorno al 1600, eseguito con la collaborazione dei maestri vetrai veneziani. Oh, le analisi poi ci hanno dato una grande soddisfazione, perché questa bottiglia blu con queste figure di putti molto colorata, ricchissima, dipinta in modo assolutamente straordinario, è talmente bella che a volte spaventava e si temeva fosse un falso dell'Ottocento, e invece le analisi ci hanno dato la soddisfazione di aver la conferma che è un pezzo assolutamente autentico dei nostri maestri vetrai del primo Cinquecento. Altri pezzi molto belli di quel periodo, e voglio arrivare a quello che è il pezzo più importante della collezione. Si tratta di, probabilmente ce ne sono 5-6 al mondo, è una coppa di vetro veneziano con una scena di un trionfo. Il trionfo è un tema che è di ispirazione petrarchesca, che ha molto fortuna nel 400, viene soprattutto adottato per decori di cassoni nuziali, comunque ha sempre l'esaltazione delle virtù che sono tipiche di tutto ciò che viene confezionato in vista di un matrimonio, di una coppia, di una classe sociale elevata. In sostanza questa coppa era talmente bella. Al coperchio, che è una cosa rarissima, perché benché si sappia che molto spesso nel Rinascimento anche i bicchieri, i calici avevano i coperchi, in genere sono andati tutti distrutti. Ve ne sono molto pochi nei musei che abbiano il loro coperchio come si deve. Il vetro appariva di una brillantezza e di una purezza tale che uno pensava no, non è possibile che sia così antica, perché per quanto i veneziani avessero elaborato delle tecniche per fare del vetro molto puro e per quello erano diventati famosi, quando li osserviamo da vicino i pezzi rinascimentali comunque presentano dei difetti e delle impurità. Questa era straordinariamente splendente, brillante, tersa, di un bellissimo blu. Eppure, quindi tutta una serie di... è arrivata piuttosto tardi al museo, negli anni 20, perché è un lascito Rothschild, eppure con grande soddisfazione questo pezzo è risultato autentico. Quindi nella sua bellezza è anche molto grande rispetto a pezzi fratelli che sono in altri musei, quindi... Così, è troppo bello per essere vero, invece è proprio vero. Quindi vi consiglio, se entrate al Louvre, quando andate a Parigi, di andare a dare un'occhiata a questa sala, in particolare a questo bellissimo oggetto, che oltretutto ha tutte delle implicazioni culturali legate al tema del trionfo che andrebbero approfondite, perché sono diciamo legate alla cultura, alla persistenza dei temi proposti dalla poesia petrarchesca anche nell'inoltrato Rinascimento. Come vedete sono pitture abbastanza in qualche modo primitive, però dobbiamo anche pensare che siamo in un periodo in cui lo smalto non è così semplice da eseguire come nei tempi moderni. È di un fascino straordinario. Qui, per esempio, ho fatto questa foto un po' informale per mostrare come sia difficile poi addentrarsi in queste collezioni. Questi sono un gruppo di vetri del Louvre. Certamente i due pezzi in primo piano sono copie ottocentesche. Lo dico senza ombra di dubbio per la perfezione con cui è stata eseguita la decorazione, soprattutto del pezzo sulla destra. Mentre la salierina blu sulla sinistra, a mio parere certamente intorno all'anno 1500, e per i pezzi che sono in secondo piano
ci sono delle persone che stanno discutendo proprio in attesa poi della parola definitiva che può essere offerta dall'analisi, ma l'occhio, non dimentichiamolo, nella storia dell'arte è il punto di partenza, perché non si può analizzare tutto quello che c'è nei musei, si deve scegliere quello che è dubbio, quello che interessa, e poi c'entra anche l'esperienza, l'osservazione e così via. Il Museo delle Arti Decorative di Parigi, anch'esso non ha un'enorme collezione, ma con pezzi interessantissimi. È stato fatto, sì, di questo museo un bel catalogo qualche anno fa, e comunque anche lì, oltre alla fantastica collezione di vetri francesi del periodo Art Nouveau, comunque c'è una presenza veneziana di notevole interesse con pezzi molto belli. Qui abbiamo ad esempio una coppa che è della metà del Cinquecento, di un tecnicamente estremamente raro e interessante, come questo calice con lo stemma mediceo, commissionato da un qualche papa che poteva essere Leone X, Clemente VII, e quindi siamo dal 13 al 34, se non erro, un'epoca, perché non, in realtà non c'è nessun elemento per poter propendere per un papa o per un altro. Di sicuro dalle carte, perché anche i documenti sono importanti, sappiamo che Clemente VII era quello più interessato, proprio avido di vetri veneziani, quindi potrebbe essere proprio lui. Il Petit Palais ha pure a Parigi una piccola collezione di vetri veneziani, piccola ma di pezzi estremamente importanti. In primo piano questa brocca, che è, diciamo, c'è solo un altro pezzo stilisticamente molto simile negli Stati Uniti, in un museo degli Stati Uniti, ma dietro c'è una cosa molto più importante da un certo punto di vista, e cioè una coppa di una forma che è presente, benché sia attestata da un disegno di Carpaccio, è presente solo nelle collezioni francesi. Da pensare quindi che fossero dei tipi fatti proprio per il mercato francese, quell'altra conosciuta al Museo di Rouen e dallo stemma di Anne di Bretagna. Quindi siamo all'inizio del Cinquecento. E qui arriviamo a uno dei più bei musei, a mio parere, d'Europa, che è proprio il Castello di Rouen. Il Museo del Rinascimento, che devo dire le due volte che sono andata ho visto molto vuoto, però si spiega col fatto che ogni turista quando arriva a Parigi si ferma a Parigi, mentre è così facile arrivarci con mezz'ora di treno che è un peccato che non venga visitato. Anche gli italiani potrebbero avere molta soddisfazione, perché ci sono un sacco di belle opere d'arte italiana. E poi è un castello straordinario, costruito a metà del Cinquecento da una famiglia molto importante di Francia, che ha dei contatti molto stretti, tra l'altro, col Rinascimento italiano. Tanto per dire, questo è uno dei cammini che ci sono nel castello, che in parte è proprio stato spedito da un cardinale farnese, se non sbaglio, in dono dall'Italia. Poi è stato arricchito da aggiunte, da decorazioni che sono state eseguite in Francia. Però è un castello che già di per sé, anche se fosse vuoto di un patrimonio di oggetti da esporre, è comunque un'opera straordinaria che merita di essere visitata. Per cui spero di far venire voglia agli italiani che sono qui presenti di andarlo a vedere. Ci sono dei pezzi eccezionali, i calcedoni imitanti l'agata, un vetro inventato intorno al 1450 a Venezia, sono molto rari per il periodo del Rinascimento. Eppure qui e qua è conservato un pezzo estremamente, anche di forma, una forma un po' attardata, ancora in qualche modo tardogotica, direi quasi unico, come questa coppa, che è oggetto infinito di dibattito finché non verrà analizzata, perché è una coppa di forma veneziana con uno stemma di Caterina de' Medici, quindi piuttosto tarda, e si è detto di tutto, anche i francesi stessi che l'hanno studiata e osservata, è autentica, è decorata in Francia, qualcuno addirittura è arrivato a dire è un pezzo antico, ma la decorazione è stata eseguita da qualche
collezionista alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento e così via. La mia opinione è che probabilmente autentica potrebbe essere un'opera alla façon de Venise fiamminga. Onestamente non la vedo un'opera alla façon de Venise francese, perché esiste una vetraria alla façon de Venise francese con anche decorazione smalto, ma che hanno delle caratteristiche molto molto particolari. Comunque un pezzo da osservare, trarne delle conclusioni, discutere anche per, diciamo, gli studenti che si occupano di arti decorative del Rinascimento. E passiamo a un posto che forse neppure i francesi conoscono e che per me è affascinantissimo. Senza, naturalmente, trascuro di parlare di tutti quei musei di altre città francesi che comunque hanno sempre qualche pezzo veneziano importante, o del Rinascimento, o del periodo barocco del Settecento. Si tratta di un manoir fascinosissimo che si trova in Normandia, il manoir di Saussay, vicino a Coutances. Coutances è questa cittadina che ha praticamente come unico meraviglioso opera d'arte una cattedrale medievale, bellissima. E in questo manoir c'è un signor ottantenne che per tutta la vita ha collezionato vetri di tutte le epoche e di tutti i paesi. Li ha raccolti nella sua casa, perché questa è la sua casa, che è aperta al pubblico dalla primavera al settembre. Ci sono vetri da egiziani, francesi, tedeschi e molti bellissimi vetri italiani, vetri romani naturalmente, e disposti in modo un po' affastellati, come tipico di un privato che accumula, compra, però con un occhio da intenditore straordinario. A volte il Messier Langelier, che pure non sa neppure esattamente di che periodo sia un pezzo che ha comprato, però ha capito che è un pezzo importante, per cui è molto divertente discutere con lui. Vi suggerisco di andarlo a vedere, perché, a parte il fascino del luogo, che è un giardino antico bellissimo. Questa è un'opera eccezionale veneziana del primo Settecento. Vedete quell'ansa, questa in realtà è un'opera che non è visibile proprio nella parte aperta al pubblico, perché è nella sua abitazione. Quest'ansa incredibile di una difficoltà, questo nodo piano di tipo marinaro, è difficilissimo da eseguire, perché un'ansa eseguita a caldo, ve ne sono pochissimi esemplari nel mondo, uno soltanto nella collezione del re di Danimarca Federico IV, di cui parleremo dopo. Siamo in quel caso nell'anno 1708 e questo pezzo è probabilmente di quel periodo. È una grande anfora di una perfezione eccezionale, cioè senza difetti, elegantissima, simmetrica, senza irregolarità, e veramente anche eccezionale per queste anse così, diciamo, tecnicamente molto interessanti. Però Messier Langelier c'ha di tutto. A me piace molto questa saliera, che ho esposto anche al Maiol, perché è riprodotta in un dipinto bresciano del 1540-50, proprio è una saliera, parlo della coppa al centro, è abbastanza grande, perché in un'ultima cena si vede addirittura con un mucchietto di polvere bianca, che è il sale. D'altra parte le ultime cene sono una documentazione iconografica fondamentale per lo studio del vetro, in quanto sono sempre presenti bottiglie, bicchieri e anche saliere, perché si sa che c'è la frase evangelica: voi siete il sale della terra, eccetera, eccetera. E però in questo manoir meraviglioso c'è una grande sala tutta dedicata alle crèche, ai presepi eseguiti a Nevers dal 6 al 700, a lume. Messier Langelier dice che in mezzo c'è anche qualche figurina che lui ritiene fatta in realtà a Venezia, perché l'arte nasce in Italia, ma poi viene esportata in Francia e si sviluppa nel modo più raffinato. È una caverna di Aladino. Queste scatole, che sono come delle scatole piene di
di scenette, sono dei racconti, come in questo caso c'è l'Annunciazione, guardate la finezza della, c'è l'angelo, Maria che riceve l'Annunciazione, poi tutti i mobili fatti con, eseguiti a lume, sono oggetti piuttosto scatole che saranno larghe 50 centimetri, quindi sono figurine molto piccole, e poi tutte queste minute arredi fatti con perline di vetro, e così invece anche scene profane più tardi in genere, con giardini, scene cortesi, pastorali, con damine e cicisbei che le corteggiano. È un posto da visitare e credo che sia poco noto, e quindi io vi suggerisco. La mia speranza, visto che Messie Langelier non ha figli, sarebbe che in qualche modo questa collezione non andasse dispersa, perché morirà a 100 anni, però comunque una persona anziana, non andasse dispersa un domani, perché è veramente eccezionale. Il British Museum. Il British Museum ha forse la collezione più importante in Europa, perché gli inglesi sono stati molto amanti di Venezia fin dalla prima metà dell'Ottocento, e essendo ricchi, mentre noi eravamo poverissimi, hanno acquistato, e erano motivati amando l'arte veneziana, hanno acquistato il più possibile delle opere d'arte pittorica, ad esempio, ma anche di arte decorativa veneziana. La collezione del British Museum è straordinaria. Non molto è esposto, ma sono esposti i capolavori. È stato fatto nel 1979 una grande mostra, The Golden Age of Venetian Glass, dall'allora curatore Hugh Tate, e questo, il catalogo di questa mostra rimane comunque un punto fermo per gli studiosi del vetro, quindi è un catalogo ristampato e molto ricercato. Però Hugh non ha tenuto conto di tutto quello che c'era, aveva anche esigenze di spazio, aveva dei dubbi su alcuni pezzi, per cui non tutto quello che possiede il British Museum è documentato nel catalogo. La collezione è molto più vasta. Vi faccio 3 esempi. Il bicchiere di Aldevarandin, una categoria di vetri medievali veneziani, i primi in Europa dopo la caduta dell'Impero Romano decorati a smalto, firmato Magister Aldevarandin me fecit, il maestro Aldevarandin mi ha fatto, il primo noto di una categoria che man mano è andata allargandosi e allargandosi, perché hanno trovato bicchieri di questo tenore firmati da altri, da altri decoratori, Bartolomeus, Doninus, Petrus, eccetera, dall'Estonia al Mar Caspio, al Mar Nero, alla Finlandia, alla Gran Bretagna, al Portogallo, al Nord Africa, alla Sicilia, eccetera. Quindi un prodotto veneziano d'élite all'epoca, anche se noi sembra rozzo, e adesso li conosciamo. Un tempo era il bicchiere di Aldevarandin l'unico conosciuto, e quindi la categoria si chiama il gruppo di Aldevarandin, anche se in realtà mi pare che ne abbiano trovato solo un altro con la firma di Aldevarandin. Cosa ancora più notevole, pensando che parliamo di un periodo dal 1280 al 1350, gli archivi veneziani hanno dato, anzi Luigi Zecchini, storico d'archivio importantissimo, ha trovato le carte che parlano degli stessi decoratori a smalto su vetro che firmano i bicchieri, che è una cosa eccezionale quando si parla di arte decorativa medievale, non della grande arte di Giotto, per cui abbiamo le opere firmate e i documenti che ci parlano di quei personaggi. Quindi questo è uno dei pezzi più importanti ed esposto, ma abbiamo dei capolavori della fine del 400, per esempio questa brocca di Calcedonio la ritroviamo pari pari in dipinto di Ghirlandaio, e soprattutto il mio adorato bicchiere turchese opaco sulla destra, che ha non solo delle caratteristiche di infinita raffinatezza nella pittura a smalto di 2 tondi, uno davanti e uno dietro, ma anche esistono soltanto 2 oggetti conosciuti di questo colore nel 1500 circa, pensiamo intorno al 1500.
Uno è al British Museum ed è questo, e uno è al Victoria and Albert Museum. E escono certamente dalla stessa bottega perché i colori dello smalto sono assolutamente identici. Però recentissimamente nel Veneto, durante gli scavi, hanno trovato un terzo pezzo, non decorato a smalto, ma esattamente dello stesso colore, con le rifiniture di vetro bianco. Quindi là ci sono i capolavori, noi però abbiamo un oggetto di scavo che forse ha, da un altro punto di vista, molta importanza. E poi i rarissimi vetri a mille fiori di cui parla Marco Coccio Sabellico in una sua pubblicazione della fine del Quattrocento, che sono i mille fiori del Rinascimento, sono pezzi rarissimi. A Venezia c'era un pezzo simile alla boccetta di destra, conservato al Museo Vetrario, ma è stato rubato. C'è qualcosa che è emerso dai fanghi delle lagune. Per il resto in Italia non mi risulta che ce ne siano. E sono tutti conservati all'estero, quindi sono pezzi estremamente rari. E poi naturalmente il British Museum ha le collezioni dalle elegantissime forme tipiche del pieno Cinquecento, che sono anche documentate dai grandi pittori tipo come Tiziano, Veronese, Tintoretto. Il V&A ha una collezione altrettanto vasta, purtroppo è pochissimo conosciuta e pochissimo pubblicata. C'è un bravissimo curatore, no, amico anche dell'istituto, Raino Lifkes, che lavora nella sezione Maioliche Vetri, però ci vorranno credo 20 anni prima che lui riesca a mettere a punto il catalogo di questa enorme collezione e molto variegata. C'è un unico bellissimo vantaggio nel V&A, come pochi altri musei. Hanno riorganizzato anni fa la sala del vetro antico, hanno creato una struttura, un ballatoio, cioè i capolavori sono esposti al piano terra della sala. Poi c'è una scala e un ballatoio. Sul ballatoio sono accumulati tutti i vetri della collezione del V&A, così che lo studioso almeno può avere può vederli, sono un po' affastellati, ma non sono rinchiusi nei depositi, che sarebbe una lezione anche per la futura ristrutturazione del nostro museo vetrario, che verrà ristrutturato a breve. Altri esempi del V&A, in quella coppa verde, uno straordinario pezzo fatto dai vetrai veneziani emigrati legalmente a Firenze per lavorare per i medici. E troveremo questi vetri medici in tutti i musei del mondo, perché cosa facevano i medici? Li facevano produrre solo per sé e li usavano come doni per famiglie regnanti, amiche o imparentate, quindi c'è tutto un capillare presenza di questi vetri medici nei musei del mondo. Qui vi faccio notare, visto che si è parlato di Anna di Bretagna, un piatto che è al Victoria and Albert Museum con lo stemma di nuovo di Anna di Bretagna, che evidentemente si era rifornita di parecchi, ne sono noti 5, 6, 7 pezzi nei musei con lo suo stemma. Quindi un pezzo rarissimo. Questo invece è uno dei capolavori che sono al piano terra. Poi, sempre girando per l'Europa, se vi capita di andare a Copenaghen, c'è forse la collezione più amata dagli amanti del vetro, dagli studiosi. Federico IV di Danimarca venne a Venezia in visita semiufficiale nell'inverno 1708-1709, un inverno freddissimo. Venne ospitato in un palazzo veneziano e successivamente gli fecero dei doni, cibi, candele raffinate, così soprattutto una grande collezione di centinaia e centinaia di vetri. Lui li fece spedire a Copenaghen e creò nel castello di Rosenborg, che è la periferia di Copenaghen, che era un po' il castello delle vacanze, diciamolo così, un gabinetto tutto dedicato solo al vetro, a somiglianza dei gabinetti delle porcellane che c'erano in altri castelli o palazzi dell'epoca. È rimasto intatto come era allora ed è un punto fermo per la storia del vetro, perché noi siamo sicuri che sono vetri veneziani
e che sono databili nel dicembre del 1708, perché poi lui partì nel gennaio del 1709. Quindi, e sono dei veri capolavori. Certamente la scelta del vetraio che doveva eseguirli fu molto accurata e sono bellissimi. Le diapositive non sono molto belle, ma vedete, questo è un pezzo di Rosenborg ed è l'esaltazione del gusto del più divertente e frivolo barocco veneziano. Io dico sempre poi che il colore nel vetro ci dà la vera dimensione del colore che si amava nel periodo barocco. I tessuti, i tappeti, gli arazzi spesso sono sbiaditi nel corso dei secoli, ma i decori delle porcellane e di vetro hanno mantenuto intatto il loro colore. Quindi non sono nel Settecento spesso colori tenui, celestini, roselline, spesso si amano dei colori estremamente vivaci e contrastati. E di questo sono una prova i vetri di Rosenborg. Le follie di questi oggetti. Questo è un centro tavola che ha delle bacinelle, e questo è un capolavoro di raffinatezza, diciamo più sobrio, con un vetro molto prezioso che si chiama girasol, che imita una pietra dura e di grande raffinatezza. L'Ermitage pure ha una collezione importante, altrettanto sconosciuta quanto quella del V&A. Quella del V&A è esposta, all'Ermitage i pezzi sono molto pochi pezzi sono esposti, però c'è una collezione molto importante, non sempre le sale sono aperte. E vi faccio qualche esempio di vetro veramente importante, fortemente colorato, databile ai primi anni del Cinquecento. Questa forse poteva essere, c'è un esempio quasi identico al Museo Vetrale di Murano, di questa forma, che potrebbe anche essere un rinfrescatoio per una bottiglia, perché si usavano molto i rinfrescatoi per le bottiglie di vino, mentre per esempio questo reliquiario sulla destra, che è il cosiddetto reliquiario di Santa Barbara, mi puzza molto di Ottocento, però bisognerà vedere. E soprattutto gli ultimi due pezzi che vi mostro sono della famosa collezione di Alexander Basilevski, di cui oggi una selezione è esposta in una bellissima mostra a Palazzo Madama a Torino. Basilevski era un amante dell'arte, russo, che a un certo punto spese tanti di quei soldi che andò quasi in rovina, decise di mettere all'asta a Parigi i suoi vetri. Non erano vetri, erano di tutto, arti decorative. E a un certo punto però lo zar decise di riportare in Russia questi capolavori e acquistò con una cifra enorme la collezione, per cui le opere d'arte, compresi i vetri, tornarono poi state inglobate nelle collezioni dell'Ermitage. Questa brocca è presente a Torino ed è molto bella, perché ci sono dei fili di filigrana alternati con i decori d'oro, ma soprattutto il capolavoro dei capolavori del vetro veneziano dei primi ventennio del Cinquecento. È una fiasca del Pellegrino, cioè copia le borracce di Pellegrini, in realtà è un oggetto da trattare con estrema attenzione e che si usa nelle mense dei signori più ricchi del 4 e 500, di vetro lattimo, un vetro che imita la porcellana cinese. Che la porcellana cinese sia un modello per questi vetri è indicato dalla sellierina, che è dei girali blu che imitano la porcellana Ming, ma il bello è questa fiasca, che è di una finezza di decorazione quasi inarrivabile. In genere sono questi lattimi, che non sono più di 20-30 nel mondo, questi decorati di questo periodo, sono ispirati a opere pittoriche, ad esempio opere di Carpaccio, o sono copiati da stampe dell'epoca, ma con una finezza. Qui c'è un decoratore che ha una mano fantastica, quindi è un vero capolavoro, e oggi si può ammirare al museo, a Palazzo Madama a Torino, per poco tempo. Naturalmente la scheda del catalogo non è proprio fatta molto bene, perché viene interpretato come una boccetta da profumo o qualcosa del genere, mentre è una fiasca da tavola, però insomma è un pezzo bellissimo.
in Italia ogni città ha i suoi capolavori. Vi cito solo alcuni esempi perché così se capitate in quella città li andate a vedere. Un piccolo nucleo di vetri molto belli conservato al Museo Civico Medievale di Bologna. E uno dei pezzi più famosi della storia del vetro Rinascimento è questo calice, che viene considerato il più antico vetro smaltato del periodo rinascimentale. Probabilmente non ancora eseguito da un pittore su vetro di mestiere, ma chissà, forse da un miniaturista che viene prestato al mondo del vetro. Trento avrà 10 vetri, di cui 4-5 veneziani e 2 sono dei capolavori, tra cui questo in particolare, che è veramente un pezzo unico. Uno vede un pezzo unico, uno guarda questo piatto e dice Pisanello. Quindi anche qui c'è una grande influenza. Il mondo del vetro non è chiuso, la sua vitalità nasce dal fatto che non è... Le vetrie veneziane non sono vetrie di foresta come in altri paesi, sono vetrie di città, non solo vicine a Venezia, ma in una Murano che è piena di palazzi dove vanno a risiedere dei nobili, addirittura principi stranieri quando vengono a Venezia a volte preferiscono affittare i palazzi di Murano piuttosto che stare a Venezia dove sono meno liberi. Per cui c'è tutta una frequentazione di persone colte che certamente influenzano l'arte del vetro. Anche noi in Italia abbiamo il nostro piccolo trionfo, come quello del Louvre, un bicchiere più piccolo, meno importante, però altrettanto importante dal punto di vista della cultura del vetro, ed è conservato al Bargello, che ha pochi vetri, ma tutti piuttosto interessanti, e questo è uno di quelli, e sono il trionfo della giustizia, quindi la giustizia non è fra le virtù esaltate da Petrarca, però in realtà la categoria si allarga nel tempo, e altre virtù che vengono esaltate, la carità, eccetera, nelle opere d'arte del tempo, e sono tutte in sfilata in questo bicchiere. Anche questo, bouquetier, questo vaso da fiori, tipico della fine del Cinquecento, al Bargello. Brescia. Abbiamo recentemente pubblicato, è stato pubblicato un catalogo di una selezione delle opere d'arte decorative del Museo di Brescia. È una collezione straordinaria, poco nota, nota di fama, ma poco nota dal vero, perché i pezzi non sono quasi mai esposti, hanno avuto varie vicissitudini. Quello che è importante è che è una collezione che risale agli anni 50-60 dell'Ottocento, quindi senza immissioni di copie del secondo Ottocento, dell'epoca dei revivals. Quindi ragionevolmente tutta una collezione di pezzi veramente autentici, e comunque è un museo che vale la pena di vedere per tante ragioni, ma anche per la collezione vetraria. Anche queste sono opere del Museo di Brescia. Io qua c'ho anche una diapositiva di un quadro bresciano che presenta un calice simile. Guardate la bellezza di questo secchiello a ghiaccio, siamo intorno al 1560. Sono secchielli che servono per le chiese, per l'acqua santa, ma anche sono dotazioni dei corredi femminili tra la fine, proprio di vetro, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, per benedire la camera nuziale. E quindi si trovano, per esempio, ricordo un inventario di un corredo femminile di una sposa toscano, e qua piccolo, ma il capolavoro dei capolavori. Qua c'è condensato tutto il vetro veneziano, purezza, forma elegantissima, decoro ispirato proprio ai classici decori del Cinquecento italiano, equilibrio straordinario di proporzioni, però il Museo di Brescia ha anche pezzi barocchi che potremmo avvicinare a quelli di Rosenborg e quindi sono molto importanti. Per ultimo vi cito una città importantissima che ho visitato per l'ultima volta l'altro anno ed è vuota di turisti, ma è bellissima, ed è Napoli. Si vede che Napoli ha avuto una brutta pubblicità negli ultimi anni, e invece è una città meravigliosa con degli abitanti straordinari e dei musei meravigliosi.
Napoli ha delle collezioni d'arte che sono eccezionali. Questa è la villa della Floridiana, che ha collezioni straordinarie. Non so se in Italia esiste una collezione di porcellane cinesi altrettanto importante, e dei bellissimi vetri. Sono solo in parte pubblicati, meriterebbero una valorizzazione, perché ed essere studiati uno per uno ed essere valorizzati. I vetri medici, i vetri veneziani, i vetri del più frivolo rococò veneziano. Altro straordinario, ancora più importante museo di Napoli, Capodimonte, che è quasi vuoto quando lo si visita, ha dei curatori bravissimi, una carenza di personale impensabile, anche per le semplici pulizie, e ha delle collezioni di pittura e di arti decorative eccezionali, e dei bellissimi vetri che per il momento non sono esposti. Quindi io vi mostro diapositive di depositi, e c'è di tutto, dei vetri veneziani, i vetri alla façon de Venise catalani, e di tutto. Qua vedete un po' appunto una mescolanza di oggetti, qualcuno ci è stato gentilmente prestato per la mostra di Parigi, quindi si può vedere nella sua... diciamo isolato, quindi apprezzare di più. Questo è un esempio di una coppa rinascimentale della collezione di Capodimonte, come di nuovo i vetri medicei, che sono veramente importanti dal punto di vista della storia della cultura. E per ultimo, naturalmente, torniamo a casa nostra, dopo aver fatto il nostro viaggio per l'Europa, non dimentichiamoci il Museo Vetrario, che è il secondo museo per numero di visitatori di Venezia, perché probabilmente ha una sua originalità, è legato al territorio, ha un fascino straordinario. Questo museo nacque in sordina per quando un abate di Murano cercò di raccogliere presso le famiglie muranesi, in un'epoca di... la prima vera epoca di povertà dell'isola, perché Murano era sempre stata un'isola di benestanti grazie al vetro, ma nel primo periodo austriaco soffrì la fame. Questo abate tentò di far risorgere l'arte del vetro, anche dando un impulso culturale ai suoi concittadini, e quindi raccogliendo le memorie della storia passata. Però certamente il museo si avvantaggiò moltissimo quando la municipalità di Murano venne abolita e Murano venne unita a Venezia, cosa che i muranesi contrastarono in tutti i modi, devo dire, con proteste incredibili. Però almeno un vantaggio ci fu, che le straordinarie collezioni raccolte da Teodoro Correr, come la Coppa Barovier, passarono al Museo di Murano. Quindi, e nella seconda metà dell'Ottocento vi furono dei mecenati che fecero delle donazioni al museo, per cui la sua collezione si allargò. Quindi vi faccio vedere, questa è la coppa più famosa. Premetto che non è Barovier, cioè non c'è nessuna ragione per chiamarla Barovier, ma venne chiamata Barovier come omaggio a quello che era Angelo Barovier, il più famoso vetraio del Rinascimento, ma nessuna ragione ci fa pensare che possa essere né sua né della sua famiglia. Comunque così si chiamerà, immagino, per sempre, ma ci sono anche altri capolavori, come un bellissimo grande piatto di reticello del Rinascimento, il famosissimo reliquiario che viene dalla chiesa di Burano e che venne trasportato a Murano, che è di un'eleganza, è la bolla che si dilata, è il simbolo del vetro veneziano del Rinascimento. Il calice di Caravaggio, perché è il Bacco di Caravaggio che tiene in mano questo calice. E per chiudere, il più famoso lampadario della storia del vetro, che è quello di Carazzonico. Naturalmente, i musei sono molti di più, perché anche la Germania ha dei musei straordinari, anche la Catalogna e Madrid, anche l'America, perché gli americani, ogni museo americano ha la sua piccola collezione di vetri veneziani, ogni museo è importante, naturalmente, e soprattutto c'è il più importante museo del mondo dedicato solo al vetro, proprio in America, nello stato di New York, a Corning, che è una cittadina praticamente inesistente, a parte un'industria vetraria e un enorme museo.
verso i confini col Canada, che comunque vale la pena di vedere, a parte la natura che lo circonda in mezzo ai boschi. Non è che poi uno faccia la vita mondana a Corning, mi diceva una curatrice, che io ci sono andata parecchie volte, che il punto di ritrovo più mondano è il supermercato, tanto per capirsi. Però questo museo è stato avviato nel modo più serio possibile e continua un'attività molto importante. Grazie. Molto bene, grazie per questa splendida lezione con la quale chiudiamo in bellezza, direi da ogni punto di vista, il seminario di storia dell'arte di quest'anno. E dunque a questo punto grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la sua ottima riuscita. Complimenti a chi ha seguito il corso e ha ottenuto il diploma. E grazie anche a chi ha voluto onorarci, numeroso, con la propria presenza questa sera in questa sala. Grazie a tutti e arrivederci.